Benvenuti in questo nuovo video. Oggi vediamo il video di una figlia. Ha richiesto dalla mamma. Andiamo subito. Un attimo, schermo intero. Torniamo indietro. Ok, e poi via. Ci siamo. Adesso c'è Luisa, chiama sua figlia Giulia. Intanto Giulia, ci sei? Qui dice la posizione esatta di Giulia. Ultimamente si è elevata e è seduta in un prato. Il prato l'abbiamo già visto in varie metafonie e canalizzazioni, è un posto abbastanza luminoso, però a Giulia gli serve ancora qualcosa per andare nella luce piena. Abbiamo visto una canalizzazione precedente della mia cara amica che un'anima l'aveva portata giustamente in un paesaggio astrale dove c'è un prato molto simile. Andiamo avanti. Qua dice: insieme a Giulia c'è un Federico. Non so chi sia questo Federico, però dicono le colpe. In questo momento parla Federico. Ma poi capiamo che Giulia è accompagnata con un'altra anima e molto probabilmente è Federico. Più avanti vediamo un attimo anche questa situazione, insomma. Non ho capito molto, Giulia, se ci sei, ma io intanto comunque ti faccio la domanda. Luisa vuole sapere come stai. E chiede: e Teresa? Non so se è un'intromissione di un'altra anima, o è lei che risponde e fa la domanda: e Teresa? Poi la mamma saprà dire, o almeno capirà lei se è inerente o meno. E qui risponde lei, perché dice nessuna frase, e qui io capisco che c'è una sorta, diciamo, di poca chiarezza, di poco colloquio, o meglio, non so bene come definirla, un po' di attrito tra le due parti, dalla parte della figlia e dalla parte della madre. Ecco, chiamiamolo attrito. Ci sarebbe un'altra parola, però non mi sembra il caso di dirla, insomma, ecco. E qui mi dice: ammetto, siamo qua, quindi qui vediamo che Giulia è accompagnata con un'altra anima. La figlia dice che è delusa dal comportamento della mamma. Insomma, qui vediamo comunque una Giulia che bene o male sta bene, ma ancora un po', chiamiamola, rabbia nei confronti della madre. Io sinceramente non so cos'è successo. Questo lo sa la mamma e mi fermo qui, non posso dire altro. E lei dice: io sono spirito lì, non sono più in carne ed ossa come ero prima, io adesso sono, tra virgolette, mettiamola, sono un'altra persona, non sono più la figlia che era sul piano terrestre, io sono uno spirito adesso, sono lo spirito lì. E qui mi dice: solo bontà elevato, cioè non so che problemi abbia fatto o abbia creato tua figlia nella vita terrena. Qua dice: adesso io sono buona, mi sto elevando, sto crescendo, sto cercando comunque
di fare il mio percorso per andare nella luce. E adesso una domanda te la faccio io, poi ti faccio un'altra domanda, Giulia. Giulia, stai bene? Sei nella luce? Qua dice bene, sì, fine, nel senso. Qua dice bene, sì, fine, e vorrebbe interrompere la comunicazione con me. Però capisce che comunque io alla fine sono un tramite, non porto le veci della mamma, ma porto il messaggio suo alla mamma, che è diverso. E lei in questa sessione lo capisce, quindi lei non vorrebbe più parlare, però alla fine capisce che comunque io, ambasciatore, non porta pena, nel senso. E poi dice una cosa molto importante: mai stare ego. Non bisogna fissarsi sull'ego, molte persone comunque si fissano su questo ego smisurato, e qua ci dà una lezione di vita, Giulia. Mai stare ego, quindi mai credersi chissà chi in terra, che poi alla fine non siamo niente, ecco. E dice, vedi, Giulia dice, parlare, ecco, vedi che adesso io ti parlo, ti dico un po' le cose come stanno. La risentiamo, dai. E qua dice, non hai dire, non è che ho molto da dire, nel senso, so io, Giulia, chi sono Giulia, e la mamma, sappiamo noi come sono andate le cose. E poi dice, mobili dona. Forse lei sta dicendo in questo caso di dare qualcosa, non so se è veramente un mobile o un qualcosa che lei aveva in vita, che magari ci teneva, adesso non ci tiene più, e gli può dire alla mamma, senti, se vuoi dar via quella determinata cosa, magari è un mobile o magari qualcun altro, qualcos'altro, gli dice ok, puoi darlo via. Ma ho sentito, mi pare di aver capito che stai bene. Allora, la domanda che fa Luisa ti chiede una cosa molto importante. Allora, se hai un messaggio, allora vorrei sapere come sta e se ha un messaggio per me in merito alla verità che voglio sapere. Allora, qui io penso che sia una domanda molto specifica, o anche una domanda, io faccio il cattivello, nel senso, questa è anche una domanda per vedere se nella realtà chi gli risponderà è Giulia, per provare la mia medianità, in questo caso le mie voci e le mie guide. Però io penso che più sia una domanda specifica che la mamma fa a Giulia per una determinata cosa che è successa, che io non so. Adesso c'è una parola che risponde in una certa maniera, e quindi dovrà capire la mamma se è la risposta che attendeva, che attende. Luisa vuole sapere una verità da te. Molto probabilmente tu lo sai che cosa intende, e niente, ti lascio ruota libera e vediamo. E qua ti dice... questa però è una situazione un po' particolare, Ti dice che sei bigotta e ti vede in ciò che fai, in ciò che non fai, e adesso dice una cosa molto importante: via tele, cioè non stare lì a guardare la televisione che ribambisce tutto il genere umano, ecco, insomma, dovremmo, questo è un consiglio che dovremmo un po' capire un po' tutti, via sta tele che oltre al lavaggio del cervello, oltre che ti rimbambisce, oltre che comunque crea, perché ci sono alcuni palinsesti che creano odio, creano divisione, sia tra, adesso non la metto sulla religione,
diciamo tra bianco, nero, giallo, verde, azzurro, ecco, per far capire, perché se la metto sulla religione è un disastro, insomma. Era messo lì, dice, ha detto, sta dicendo che un determinato oggetto l'ha messo lì. Io sono carezze, non sono più, qua vuole ribadire che non è più la figlia che comunque conoscevi tu, perché comunque quando si passa nell'altra dimensione si deve crescere, bisogna elevarsi, e allora lei specifica questa cosa, che non è più la ragazza che tu conoscevi. Io adesso sono solo carezze, sono bontà, e difatti ce lo dice, la sua trasformazione da essere umano a anima, che comunque sta cercando di fare un percorso e entrare nella luce. Qua dice, non le sento oggi le carezze. Cioè tu ancora nel tuo cuore, cara Luisa, hai astio, hai, tra virgolette, metto questa parola veramente tra virgolette, un po' di odio nei confronti di tua figlia, perché poi lo dice, odio, hai letto le prove, ti sta dicendo, e questa è la risposta alla domanda che tu poni. E qua dice, sto con papà, ed ecco qui che scopriamo, io l'avevo già capito, che lei, Giulia Porella, non è da sola, è con papà, sto con papà, vi dice. Quindi molto probabilmente questo mi fa capire che il papà non è più di qua, ma è di là, è insieme. E qua in questo momento Giulia dice, in questa metafonia dove io sono venuto a parlare, vede le mie guide chi sono? Sono i santi, e ti sta dicendo che qua è tutto vero, nel senso, chi mi guida sono i santi. E qua è una sorta di predizione del futuro, perché molto probabilmente loro sanno già che questa metafonia non ti farà capire determinate cose, secondo me ci vorrà del tempo, e difatti dicono una parola molto interessante e capibile a livello mentale, perché dicono, parlare è inutile perché ti conoscono, molto probabilmente tu sei ferma su alcune tue posizioni, e quindi non c'è peggior sordo che non voglia mai sentire, insomma, bene o male è così. E mi dice, mi chiamano Demo, alcuni mi chiamano Mucci, alcuni Adamo, alcuni Demo, e papà e tua figlia dicono, guarda che comunque noi lì saremo comunque a fianco della mamma e a fianco di altre persone che adesso diranno, per i nonni, noi saremo a fianco lì per i nonni, cioè quando comunque scendiamo e veniamo nella vostra dimensione, stiamo lì soprattutto per i nonni, perché sento che comunque tutte e due sono molto affezionate ai nonni. E dicono che giriamo, vanno dei nonni, vengono da te e ti vedono. Tra noi siamo aria, questa è una cosa stupenda, perché comunque molti dicono, io non credo alle anime, non credo agli spiriti, non credo a determinate cose, e loro ci dicono, guardate che non potete vederci, solo determinate persone che sono medium, se non sono sensitivi, o chi riesce a vedere ombre scure con l'occhio, con la coda dell'occhio, eccetera, dice, noi siamo aria, quindi non potete sentirci, alcune persone possono carpirli in base alla pelle d'oca, a punti freddi, a punti caldi, eccetera eccetera, e loro dicono, guardate che noi siamo aria. E qua dice, parla noi Adamo, Vergine, e qua si riferisce alla Imma, la nostra mamma celeste, che in questo momento
sta parlando sia con Giulia ma anche col papà, e dice che la Vergine sta parlando con loro. E dice: per l'attesa sto qui. Cioè, aspettavano che io, perché comunque una volta arrivata la richiesta, loro si mobiliteranno già, perché sanno già come andranno le cose, io in quale giorno farò la sessione o meno. Delle volte non lo so io, ma stavolta, cioè più delle volte loro lo sanno. Infatti scendono uno, due o tre giorni prima che io faccio la sessione, stanno in casa mia alcune, perché comunque sono portate dalle mie guide, dai santi, dai ministri, e stanno un po' qua, e difatti erano qui per l'attesa, dicono: per l'attesa sto qui, ero qui che attendevo prima che tu mi chiamavi. E poi entra un'anima che dice: Paolo, non so se è il papà che è Paolo in questo caso, o cos'era, Riccardo, non mi ricordo il nome all'inizio, insomma uno dei due è il papà, Federico forse. Vabbè, comunque io con i nomi sono incasinato. Comunque c'è anche il papà, ecco, insieme a Giulia. E poi vabbè, ci sono sempre tante anime. Ti ho lasciato un po' di tempo, adesso te ne do ancora altro, che se vuoi continuare il concetto che volevi dire a Luisa, così ti lascio ancora un po' di tempo. Se vuoi dire qualcosa in quel concetto lì, ok. Se vuoi dire qualcos'altro, stavo dicendo, se... Qui c'è stata un'interruzione perché c'era un rumore, insomma, ho dovuto tagliare un pezzo di video. Vuoi dire qualcosa ancora a Luisa? Ti lascio ancora quei 30-40 secondi. Intanto ti ringrazio, Giulia. Se vuoi dire anche un messaggio, d'amore a Luisa, vedi tu cosa vuoi dire. Io qua ho capito che le cose non erano molto pacifiche, allora gli ho detto: dai Giulia, per piacere, di qualcosa di bello della tua mamma. E dice: lì spia, occhio lì, fine. E cioè è categorica sta ragazza, io vengo, spio con l'occhio lì, vedo la mia mamma, fine, basta. E poi purtroppo riattacca la sua parte un po' ancora che è in difficoltà, ti dice che sei bugiarda. Io non so su quale aspetto tu sia così, ma non sono io che sto dicendo che sei bugiarda, ma è tua figlia, attenzione. Io mi limito a sentire e a scrivere a quello che sento e dicono loro, ecco. Poi nella vita nella vostra vita io non so niente, in pochi casi so qualcosa della vostra vita, di come è andata la vostra vita, di cosa è successo nella vita, quindi ognuno si deve fare le sue considerazioni personali, ecco. E dice: sono lì, ovviamente, io comunque ci sono. Fa la voce seria, questa è la mia guida che gli dice a Giulia che sta facendo la voce seria, nel senso che sta cercando di calcare un po' alcuni messaggi, ed è seria in questi messaggi che ti sta mandando. Però dice: e io resto così, cioè rimango in questa posizione perché penso di avere ragione in qualche maniera. Dice che parla e lavora, parlo qua e lavoro comunque nel suo stato attuale, fa un determinato lavoro, nel senso che sta facendo lavoro per crescere e andare sempre nella luce, però questa situazione un po' che è stata tra di voi la sta frenando, e quindi cerchiamo di lasciare andare quello che è successo. Non so cosa è successo, ma ormai tua figlia è di là, tu sei di qua, attenzione, perché comunque anche tu un giorno andrai di là e dovrai capire tante cose. E ti dice: scusami, io penso che comunque anche qui Giulia sta capendo che le colpe non è solo da una parte, è
e non è solo dall'altra, ma le colpe sono sempre a 50-50. Non c'è mai nessuno che ha ragione al 100%, ecco. E dice il musetto, penso che si riferisce alla tua faccia, che hai un tipologia, cioè hai una faccia che è un musetto, o è una parola che diceva in vita, non so. E ti sta dicendo, va, che qui nella radio è lei, le mie guide ti stanno dicendo che qua nella radio è tua figlia, è lei, non è un'altra, non è una presa in giro, è lei. E poi tengono a ribadire un'altra cosa, è qui da me, cioè nella radio c'è tua figlia, c'è Giulia, è qui e ti sta dicendo determinate cose. E qua arriva un'altra anima che si parla e dice, allora come stai? E quindi dice, mandare risposta, parlano tra di loro, che si mandano la risposta e dicono, bene, sì, io sto bene. E poi dice, non ride più, sì. Qua vuole entrare un'altra anima che si vuole infilare dentro, una mia guida dice, questo è il mio spirito guida, dice, lo fermo? E dice, serio qui, stai fermo qui, non ti muovere, stai zitto, cioè puoi assistere alle sessioni, perché questa qua era la prima sessione di tre, che magari poi forse è intervenuto in un'altra sessione, adesso non so. Dice, sì, ok, stai qui, stai fermo, stai serio, stai zitto. E qua dice, c'è l'uva. L'uva è la verità. In metafonia, quando dicono uva, è la verità. È la verità. C'è poco da dire, nel senso. Io dico sempre la verità. Qua stanno parlando, adesso sanno che... questa sessione sta andando al termine e dice, voi salite, voi andate su, se veniamo anche noi. E qua dice, bollino giusto, vuol dire comunque, no, ma è molto bello, giusto, sentite la fonetica e la parola, giusto, è bello, è impressionante questa cosa. Niente, qua è finita la sessione, adesso torniamo un attimino al mio faccione. Niente, questa è la fine di questa, di questo contatto tra Giulia e sua mamma. Ci sono attrite in entrambi le parti. Io ho sentito Giulia, ho sentito una campana, non ho sentito la mamma. È giusto sentire le due campane ogni volta. Mi è capitato ultimamente di un fatto un po' strano, particolare, dove una persona ha sentito una sua campana e ha fatto, cioè una campana da una parte, e ha fatto una scelta per me sbagliata. Beh, comunque, ognuno si prenderà atto delle scelte sbagliate nell'aldilà, quando si andrà a leggere il suo libro della vita o vedere il film della vita, arriverà a un punto e si renderà conto che ha fatto degli sbagli, un po' tutti. Okay. Gli si capita di fare questi sbagli e poi dovremmo riflettere, chi di più, chi di meno, su determinate situazioni, determinati sbagli. Quindi questa sessione è tutto. Una figlia ancora che sta bene, ma ancora si porta dietro un po' di arrabbiatura, un po' ancora deve ancora crescere e capire determinate cose. La mamma dovrebbe lasciare andare questi rancori, queste determinate situazioni e sentimenti verso la figlia. E niente, al prossimo video. Ci siamo. Adesso c'è Luisa. Chiama sua figlia Giulia. Intanto, Giulia, ci sei? Non ho capito molto, Giulia, se ci sei, ma io intanto comunque ti faccio la domanda. Luisa vuole sapere come stai.
E adesso una domanda te la faccio io, poi ti faccio un'altra domanda, Giulia. Giulia, stai bene? Sei nella luce? Ma ho sentito, mi pare di aver capito che stai bene. Allora, la domanda che fa Luisa ti chiede una cosa molto importante. Allora, se hai un messaggio, allora vorrei sapere come sta e se ha un messaggio per me in merito alla verità che voglio sapere. Luisa vuole sapere una verità da te. Molto probabilmente tu lo sai che cosa intende e niente, ti lascio ruota libera e vediamo. Ti ho lasciato un po' di tempo, adesso te ne do ancora altro, che se vuoi continuare il concetto che volevi dire a Luisa, così ti lascio ancora un po' di tempo, se vuoi dire qualcosa in quel concetto lì, ok, se vuoi dire qualcos'altro, stavo dicendo, se vuoi dire qualcosa ancora a Luisa, ti lascio ancora quei 30-40 secondi, intanto ti ringrazio Giulia, se vuoi dire anche un messaggio, so, d'amore a Luisa, vedi tu cosa vuoi dire. Ok, ho sentito qualcosa. Ti ringrazio Giulia di essere stata qui.